13 agosto 2020, in collegamento con Pierpaolo Segneri, professore, regista, scrittore, presente su Libre TV molte volte. Lo ringraziamo di essere qui con noi. Perché? Perché Pierpaolo Segneri si candida a sindaco di Frosinone per le prossime elezioni che saranno nel 2022. Pierpaolo, è una iniziativa importante per la comunità. Tu sei legato, sei della zona, sei nativo della zona, se non sbaglio, e quindi insomma conosci il territorio. Diciamo intanto in modo molto sintetico, e facciamo riferimento, poi lo metteremo anche in sovrimpressione per quanto riguarda il programma, facciamo riferimento al tuo blog, inuovicorsari.com, dove appunto c'è tutto quanto scritto, il mio programma per la città di Frosinone. Non prenderemo in esame tutti i singoli punti, però intanto diciamo come è maturata questa tua decisione. Beh, diciamo che io sono proprio di Frosinone, sono nato a Frosinone, risiedo a Frosinone dalla nascita senza soluzione di continuità e sono legatissimo alla mia città. Io amo la mia città, amo Frosinone, per motivi di lavoro, anche di esperienza di vita, di formazione sono venuto a Roma, ma ho sempre mantenuto, anche grazie alla vicinanza tra Roma e Frosinone, la mia residenza a Frosinone, e quindi ormai tutti i fine settimana torno, anche perché ho casa, e quindi vado a trovare i miei genitori, mia sorella, ma comunque incontro gli amici anche di infanzia, e è un legame che, diciamo, inscindibile, che io mi porto dentro. E allora, visto la strada che ho fatto poi nella mia vita su diversi fronti, ho pensato perché non portare l'esperienza che ho accumulato anche politica, soprattutto politica, con 25 anni di storia, di impegno civile, civico, di cultura politica, anche di disobbedienze civili, di maratone oratorie, eccetera. Ecco, eccetera. Ricordiamo, Pierpaolo è una formazione politica liberale, radicale, e anche un'attività di supporto al Consiglio regionale della Regione Lazio negli anni scorsi, quindi c'hai una certa esperienza da poter spendere in questa avventura. Frosinone, città che per quanto riguarda appunto le elezioni per le amministrative, per il sindaco, essendo appunto con 50.000 abitanti, quindi oltre 15.000, ha un sistema maggioritario per l'elezione del sindaco. Questa è una, diciamo, evenienza particolarmente a te gradita, perché insomma tu sei attivo anche per quanto riguarda la promozione del maggioritario nel sistema ovviamente elettorale. E come pensi di poterti candidare? Qual è lo strumento? Si parlava nel tuo articolo di primarie. Sì, innanzitutto volevo aggiungere che io ho 23 anni, appena laureato, sono stato anche eletto, comunque sono entrato nel Consiglio Comunale di Frosinone, quindi la prima esperienza addirittura dopo la parte iniziale di apprendimento proprio di amministratore come consigliere comunale all'epoca, candidato nel 95 nelle liste di Forza Italia, ci tengo perché è la mia storia, era il periodo tra l'altro in cui Pannella aveva siglato un accordo con Berlusconi, quindi ho seguito la rivoluzione liberale, la seguo ancora. E diciamo che ho lanciato una proposta al centro-sinistra e in particolar modo al Partito Democratico locale di Frosinone, e siccome a Frosinone c'è un'amministrazione di centrodestra, ho detto cerchiamo di non far sì che il centrodestra vinga per la terza volta consecutiva. Il sindaco uscente è al suo secondo mandato, quindi non si potrà. Nicola Ottaviani, l'avvocato Nicola Ottaviani, e il centrosinistra, diciamo, circolano dei nomi per la candidatura a sindaco del PD o del centrosinistra che sono, mi pare, scelte verticistiche, cioè decisioni prese dalle segreterie di partito. E allora ho detto, ma se volete perdere un'altra volta, oppure c'è il coraggio di ampliare la coalizione a liste civiche, a realtà civiche, e quella è la mia idea. Io ho detto vorrei presentarmi alle primarie per la scelta del candidato a sindaco di Frosinone per il centro-sinistra, se fanno le primarie. Questa è la mia proposta per aiutare il centro-sinistra a vincere le prossime elezioni comunali,
e presentare così un'istanza civica, preparare una lista civica liberale verde che raccolga diciamo un sentire che è della città, perché Frosinone ha un'anima e secondo me quello che è mancato soprattutto in questi ultimi due diciamo quello che è mancato e quello che tu vuoi proporre in rottura col passato. Sì, diciamo che le amministrazioni di Nicola Ottaviani, pur essendo state molto concrete, sono molto legate all'amministrazione. Ottaviani è un politico, ma ha messo da parte la politica per abbracciare la parte amministrativa e di comando della situazione politica all'interno della sua maggioranza. Invece io vorrei una svolta, un cambio di paradigma. Frosinone ha bisogno di dare una svolta veramente, a restituire alla politica, cioè alla partecipazione dei cittadini, all'attenzione verso i cittadini. È una proposta civica per Frosinone, dove Frosinone si riscopre come una città con una propria anima e quindi un'anima che va accolta. E allora la politica che cos'è? È il governo delle cose, ma anche intuizione, immaginazione, costruzione e prospettiva per il futuro, non soltanto della prossima elezione. Io ho lanciato l'idea Frosinone capitale europea della cultura, che significa mettere insieme tutto quello che la città già adesso può esprimere sul piano culturale, musicale, del teatro, dello spettacolo, ampliarlo, rafforzarlo, creare nuovi spazi, nuove realtà, mettere in collegamento tutte queste forze sociali, civiche che esistono, ampliarle, farle crescere e soprattutto fare in modo che quest'anima della città di creatività, di bellezza, di lavoro, di turismo, di enogastronomia possa trovare lo spazio per essere anche conosciuta fuori. Io sono arrabbiatissimo perché dico, dopo tanti anni ancora Frosinone viene considerata come una città diciamo che si trova vicino Roma, cioè non come un capoluogo di provincia. Al massimo si riconosce Frosinone perché sta lottando adesso ai play-off per salire in Serie A, no? La squadra di calcio Frosinone. Praticamente tu vuoi cercare di recuperare un'identità di questa città? No, io voglio cambiare l'identità, perché l'identità di Frosinone è un'identità vista dall'esterno che non corrisponde alla sua potenzialità. Allora, siccome io credo che abbia un'anima Frosinone, un'anima proprio di creatività, anche di capacità di inventiva, anche di diciamo forza morale, credo che questa identità che tutti cercano in realtà sia un'identità vecchia legata all'industrializzazione di Frosinone, legata all'aspetto diciamo più legata al territorio, ma non con la memoria. Ecco, io vorrei non cercare l'identità, ma mutare l'identità di Frosinone attraverso la memoria. La memoria, cioè quello che ha rappresentato per la storia, Frosinone esisteva già prima di Roma, c'erano i Volsci, no? Quindi hanno i Frusinati una storia da raccontare che è millenaria. Allora dico, tutto questo patrimonio può rivolgersi verso il futuro, può guardare avanti verso qualcosa che la possa far riconoscere in tutto il mondo, almeno in Europa, come un luogo di conoscenza, di cultura, di umanità. Ecco, è chiara l'impronta del professore. Rigenerare l'umano, perché Frosinone si è ingrigita, anche l'amministrazione ha fatto tantissime cose, però io sento il malessere delle persone, percepisco un ingrigimento, un astio, il rancore, l'insoddisfazione. Cioè la politica è anche l'arte
di vivere meglio, di mettere in condizione le persone di vivere in una società più legata umanamente a una comunità, no? Questo senso di comunità si è perso, però se non è tutta spezzettata. Allora, Pierpaolo, abbiamo ancora un paio di minuti. Volevo soltanto prendere dai punti che ricordiamo stanno sul tuo blog, I Nuovi Corsari, un concetto che tu sviluppi, che è quello di sinergia intercomunale, che un pochino si collega a questo che stavi dicendo, il superamento degli asti, la sinergia e anche collaborazione. Eh sì. Questa è un'idea che ho preso anche da un'industria di Frosinone, cioè la città di Frosinone da sola non può risolvere i grandi problemi che riguardano la viabilità, i trasporti, i collegamenti, eccetera, ma c'è anche dell'ambiente, l'ecologia, c'è bisogno di un gruppo di comuni, quelli limitrofi a Frosinone, che hanno anche una grande storia, una grande cultura, che sappiano trovare una sinergia, non la cooperazione come è stato finora, o una collaborazione, ognuno poi pensa a se stesso, in realtà di riunirsi tentando di appartenere alla stessa comunità di destino e quindi affrontare anche il tema dell'inquinamento, il problema della Valle del Sacco o qualsiasi altro problema che ormai non può essere ridotto al territorio comunale, ma ha bisogno di mettere insieme le energie di tutti quanti quei comuni che insistono sullo stesso territorio. E quindi inevitabilmente questa città intercomunale sarà uno dei punti nevralgici su cui mi batterò per risolvere i problemi. Purtroppo non possiamo chiuderci, non possiamo ognuno cercare la propria specifica identità che poi diventa sempre più piccola. Al di là dei particolarismi. Sì, perfetto. La memoria può aiutarci per il futuro, l'identità ci blocca del presente e ci lascia forse in un passato che non c'è più e non ci permette di immaginare quello che io vedo, cioè un'anima di Frosinone finalmente espressa, a cominciare dal centro storico, lo voglio dire, il centro storico di Frosinone come diciamo luogo capace di riunificare poi tutte le altre realtà di quartiere di Frosinone e far della città un'unica città, una città dove ciascuno, al di là della zona in cui abita, che ne so, a De Matteis o alla stazione o a Campo Sportivo o quello che sia, anche a Corso Lazio per dire, che si ritrovino ciascuno nella stessa città, non ognuno abita nel proprio quartiere ma lontano dalla propria città. Ecco, il centro storico rappresenta questa rinascita, rappresenta questa memoria, rappresenta il nostro futuro e quindi il collegamento con tutta la città in maniera quasi come possa nascere un percorso a raggiera dove ciascuno si senta parte di una stessa comunità e quindi ridare forza alla sensibilità umana, alla capacità della politica di diventare l'arte del nuovo possibile, l'arte che stabilisce anche i luoghi in cui quest'anima può esprimersi e le persone, i frusinati, hanno una ricchezza interiore eccezionale. Io punterò molto sui frusinati perché sono i cittadini che fanno la differenza. Perfetto, con l'arte del nuovo possibile, che è una tematica molto cara a Pierpaolo, che abbiamo sviluppato più di una volta nelle sue interviste su Liberi TV. Chiudiamo qui, ricordiamo l'elezione Frosinone, Pierpaolo candidato, Pierpaolo Segneri, elezione del 2022, la politica si dia una mossa, vediamo un pochino questo, che quello che accade riguardo a questa proposta. Anche, chiudo una cosa, se il PD, anche con un po' di polemica, no, però non sono polemista, se il PD e il centrosinistra non fanno le primarie, io la lista civica la faccio lo stesso, al primo turno vado da solo e poi al ballottaggio vediamo chi è che andrà al ballottaggio e vediamo come si formano le coalizioni. Molto quindi la proposta civica è civica in tutti i sensi, se c'è la volontà di selezionare dal basso la candidatura del sindaco, io ci sono, altrimenti vorrà dire che il primo turno sarà
un turno di primarie e poi vediamo chi prende più voti. Siccome penso di avere le carte in regola per confrontarmi con chiunque a Frosinone dei candidati, vorrà dire che se non potrò farlo alle primarie, lo farò al primo turno e poi al ballottaggio si vedrà chi andrà e chi no nel confronto col centrodestra. Perfetto, in bocca al lupo a Pierpaolo Segneri. Viva il lupo! Grazie.